Terribile schianto sul raccordo autostradale di Arezzo a meno di un chilometro di distanza dal casello della 1. Poco prima delle 15 due Toyota Yaris si sono scontrate. Nel terribile impatto ha perso la vita Roberta Basagni, 55 anni, incastrata tra le lamiere e apparsa subito gravissima. Liberata dall'abitacolo è stata intubata e non ha mai ripreso conoscenza mentre stava arrivando anche l'elisoccorso Pegaso. Purtroppo la donna residente nel comune di Civitella in Valdichiana è morta poco dopo. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una Passat che non è stata in grado di evitare l'impatto. Due in tutto le persone rimaste ferite, la più grave è una donna di 55 anni trasferita all'ospedale di Careggi per i vari traumi subiti e una 26enne di Arezzo portata in codice giallo al pronto soccorso della città. Sul posto per estrarre i feriti, determinante l'intervento dei vigili del fuoco intervenuti con due squadre composte da due mezzi e 10 unità. Sul raccordo si sono formate lunghe code proprio in una delle ore più calde di questa ondata di afa, tanto che la Protezione Civile ha distribuito acqua alle persone bloccate in fila.